Terzo posto, Annalisa Sordu con il testo e racconto dal titolo Diario di una mattina d'estate. Sì, per i racconti ovviamente non li leggiamo per intero. Scegli una parte che ritieni significativa, perché se no la parte finale la so più tu. Però aspetta che devo leggere la motivazione. Perché non la trovo? Sì, esatto. Aspetta un attimo, che mi sono persa la parte. Aspetta un attimo. Un racconto reale. Scusate, il pennello della diretta. Commento della ironia. Un racconto reale che dà l'opportunità di sognare quello che forse si può realizzare. Un mondo migliore, cioè dove la gente si incontra, regala le proprie emozioni, racconta e insegna con amicizia, semplicità e lealtà la propria cultura senza ruberie né secondi fini. Un mondo oggi che ci ha portato non a caso a differenze anche a priori, non per egoismo, né per il sentito dire, ma purtroppo per realtà conosciute anche sulla propria pelle. Eppure, non dobbiamo smettere di credere in quella realtà diversa, dove la gente, da qualsiasi angolo sia la propria nascita, sia umana, degna del significato di questa parola, con la propria integrità morale e dignità, che da un semplice gesto di amicizia sappia in seguito scaturire quella maturità di scambio culturale che è poi il semplice sogno del mondo per vivere semplicemente la vita. Per giungere da una mattina d'estate in spiaggia, forse anche inizialmente monotona, all'arricchimento dell'anima. Crederci è lavorare anche portando alla luce la propria positiva esperienza. Parla di una madre e un ragazzino, vanno in spiaggia, incontrano una zingara che vende loro delle cose e chiede dell'acqua. Poi arriva un ragazzino che è il fratello della zingara e chiede anche lui dell'acqua, e non avendone più, la madre manda il ragazzino a comprare quest'acqua e il ragazzino non torna più, e quindi la madre inizia a disperarsi perché non vede tornare questo ragazzino. Va a cercarlo dappertutto e alla fine le dicono che c'è un capannello di gente che circonda qualcosa in un parcheggio. Si tuffa in mezzo a questa gente, scosta tutti pensando che suo figlio sia lì ucciso, perché pensa che gli zingari sono persone malvagie che ammazzano i bambini, ed ecco la scena che trova. Mi faccio avanti come una furia, scostando le persone per arrivare alla scena del crimine. Giacomo è in piedi accanto allo zingarello. Hanno entrambi in mano una Coca-Cola e guardano verso il centro. Un signore con la pelle ambrata, i capelli bianchi e uno strano cappello suona un violino. Muove la bacchetta con tale maestria e velocità che la mano quasi non si vede. È una musica straordinaria. Prende alla gola, si avviglia allo stomaco, ti morde il cuore. Come una saetta percorre la tua anima, il tuo corpo. Una scarica elettrica ripetuta più volte, che va dal centro del petto al basso ventre. Un dolore struggente e languido, come la passione di un oppresso creditore. Un rapimento mistico nell'estasi di una preghiera. Mentre suona, l'uomo sorride e ti guarda. Si muove con tutto il corpo al ritmo della sua musica. Intorno le persone quasi non respirano per non perdere una nota. Due ragazze ballano. Mi fermo senza più fiato, fino a che il signore non ha finito di suonare. Si inchina togliendosi il cappello. La gente lo applaude e dice bravo. Stupita, applaudo anch'io, avvicinandomi a mio figlio, mentre il signore passa col cappello rivolto verso l'alto per chiedere qualche moneta. Dico a Giacomo,
dagli il resto dei soldi. No, interviene lo zingarello, è mio padre. Sorride e stringe la mano a Giacomo. Grazie amico, grazie signora, arrivederci. E con un baluginio di denti scintillanti ritorna a vendere i suoi ventagli, sparendo rapidamente alla vista. Attonita l'osservo allontanarsi. Mio figlio si dirige verso la spiaggia. Mamma, torniamo anche i prossimi giorni? Alexandro mi ha detto che mi insegnerà a suonare il violino. Trascino il mio corpo dietro di lui come se mi avessero pestato. Un suono di violino ci accompagna. Grazie.